Ragazzi, prima di iniziare voglio subitissimo un bel like e cerchiamo di superare per questo video almeno i 350 like. Detto questo, vi ricordo anche che oggi sarò in live sul canale Twitch come ogni giorno. Mi raccomando, followate ragazzuoli, qua sotto trovate il link, anche perché la lotteria verrà fatta su Twitch. Detto questo, buona visione! Sono Leonas e quest'oggi siamo tornati sul Jump, ragazzole, per andare a fare insieme il nuovissimo ESA di Goblux, che è uscito praticamente per me un'oretta fa. Ragazzuoli, oggi non ci dilunghiamo fin troppo e andiamo subitissimo in game. Però prima di iniziare, ovviamente vi ricordo di lasciare subitissimo un bel like e di condividere questo video e ovviamente di iscrivervi al canale accendendo la campanellina se ancora non l'avete fatto. Detto questo, eccoci qua, boys, in game. Allora ragazzi, partiamo subitissimo con il vedere nelle news l'ESA. Allora ragazzi, ecco qua il nuovissimo ESA, ESA di Goku Blue Kaioken. È tornato, ragazzuoli, anche l'ESA di Gotenks, perché ovviamente sarà possibile, tramite il rifare i suoi stage, riportare ad ESA il nuovissimo Gotenks Super Saiyan fisico, il Siltenks classico e anche l'STR di Gotenks Super Saiyan. Quindi ragazzuoli, vi faccio vedere anche un'altra cosa: a cosa è debole il nostro carissimo ESA di Goku Blue Kaioken. È debole alla categoria Universe 6, ragazzi. Quindi se voi avete un team con il leader Jiren, che è le Caulifla, Caulifla Tech, quelle robe lì, ragazzi, anche Ciampa fisico, Bota Maghetta, queste cose qua, ragazzuoli, vi fate semplicemente l'ESA in un batter d'occhio. Però oggi noi non lo faremo con questo team, perché sinceramente io in primis non ce l'ho completo. Lo faccio vedere velocemente, ragazzuoli, perché sì, a dire il vero ce l'ho molto molto scarso come team. Eccolo qua, ragazzuoli. Sì, bene o male si potrebbe fare, ma anche no. Cioè praticamente ho Kefla, Hit e basta. Cioè di buone sono loro. E puntare un team e provare a fare un'ESA, soprattutto gli ultimi stage che andremo a fare oggi con questo team, che è veramente schifoso, non per voi ma per me come ce l'ho io, non ha veramente senso. Quindi ragazzi, noi oggi ce l'andremo a fare, ce l'andremo a fare come classico format che portavo sul vecchio canale, gli ultimi tre stage, il 28, il 29 e il 30, con il team monocolore Super Tech. Ragazzuoli, l'ho fatto fino adesso, ho perso solo una volta, ma per distrazione. È ovviamente più difficile, questo è vero, è più difficile perché bene o male tanti prendono danno, ma tranquilli perché si fa molto molto easy con il Super Tech. E ho preferito portarvi questo video con questo team proprio perché magari l'Universe 6 non è disponibile a tutti. Quindi ragazzuoli, detto questo, partiamo! Ho parlato tipo troppo in questo video e sì, siamo in game. Allora, partiamo subitissimo, che questa è proprio quella classica rotazione med e potremmo veramente perdere qua, perché sì, purtroppo ragazzi, questo è un team che ne busca bene o male da dovunque. Ne busca dovunque, classico Goku Super Saiyan 3 tanca un pochino, Trunks lo stesso, ma bene o male tutti ne buscano, ragazzi. Quindi la parte fondamentale di questo team è arrivare direttamente a fare di big danni e a crittare con tutti, ragazzi, perché veramente si rischia di morire in ogni situazione. La parte fondamentale, vi ripeto, è i PG che fanno danno, quindi Gogeta, Go 4, Goku Super Saiyan 3 no perché dovevamo mandarlo in 12, anche Trunks bene o male, se le versioni abilità alta, Trunks Tech fa danno perché il milioncino e mezzo con il crit lo fa tranquillamente. Gothic Stack è molto molto buono perché arriva anche a fare, ho visto, 1.700.000 con il crit, cosa che magari anche un Gogeta 4 non fa. Quindi ragazzi, davvero tanta robetta. Anche Goku Super Saiyan 3 ovviamente ci metterà del suo, però vi ripeto, la parte fondamentale è shottarlo prima di subire troppi danni. Quindi un attimino, una run particolare, se così possiamo dire. Qua ovviamente ci è andato di merda con le bellissime, simpaticissime orbe, che ovviamente ragazzi, se non ci va di merda non è un mio video. Ovviamente Trunks Tech dalla prossima, non dalla prossima ma da quella dopo ancora, diventerà Super Saiyan 1, quindi già da lì tanchicchierà ovviamente. Prenderà sempre 10-12 mila dei pugni, quello ovviamente ragazzi, dobbiamo stare più che altro molto attenti a ipotizzare dove ci farà la special, perché se ce la fa su un Gothic Stack ci becchiamo 100.000 is, ragazzi, ve lo dico. Quindi questo è un attimino il punto. Ci mettiamo sempre all'incirca i soliti PG che possono counterare le special, quindi Goku, Gogeta e queste cose qua. Ma solo sperare, perché con l'Universe 6 è molto molto easy. Proprio detto, ragazzi, visto che è un team che tutti non possono fare, e in primis anche io, come avete visto, non posso farmelo, ho preferito fare questo video con un team che tutti possono fare, quindi con il Super Tech, ragazzi. Speriamo di farlo, non so se con l'Extreme Tech è fattibile, non lo so, non l'ho neanche provato e manco mi interessa, perché finora il Super Tech va benissimo ed è andato benissimo finora, quindi easy a bestia. E tra l'altro ragazzi, mi raccomando, oggi saremo in live su Twitch, mi raccomando non mancate ragazzuoli, perché faremo Docker ma faremo anche altro. Quindi davvero mi raccomando,
raccomando, non mancate, link in descrizione e anche nei commenti. E ragazzi, livello 28 superato, passiamo al 29. Ok, questo livello 29 sarà un attimo più difficile. Purtroppo ho trovato come friend, ragazzi, Trunks ability free, quindi qua sarà un attimino più difficile rispetto a prima, perché qui, beh, Trunks ability free, ragazzi, non farà praticamente quasi danno e tankerà anche meno. Quindi adesso un attimino bisogna stare molto molto più attenti, ragazzi. Speriamo però nei crit, ragazzi, perché vi ripeto, unica cosa fondamentale di questo team per riuscire a batterlo, anche se l'evento è veramente easy, però comunque c'è una difficoltà un po' più alta con questo team, è di fare con più personaggi possibili i crit, da arrivare già alla terza turnazione con l'avversario in fin di vita. Questo è veramente il punto. Quindi vi ripeto, PG Cardini, Ghostbusters 4, uscita 4, Gothenks, volendo Trunks Tech se l'avete ad ability alta, e volendo, se lo volete mandare in 18, ma ve lo sconsiglio, anche Gothenks con Super Saiyan 3. Quindi, ok, prima special di giornata ci becchiamo 100.000. Infatti questo ha fatto male. Qua siamo già un attimino svantaggicchiati, se così possiamo dire, perché è un po' un casinetto adesso. Purtroppo anche Gothenks laggiù in fondo non ci darà una mano sotto l'aspetto del tanking. Speriamo ragazzi, guardiamo più che altro. Ok, classica special di Goku, non farà praticamente niente ovviamente. Dai, ci sarà anche Kiki ovviamente, vi ho detto per appunto di mandarlo in 12 proprio per farlo tankare. Almeno lui, ragazzi, è un tank un attimino certo. Se becca la special, si becca 60.000 anche lui, non è che lui fa differenza, però comunque ci sta assolutamente. Nuovo Special 3 becca 36.000, che è veramente troppo, e ho paura per Gothenks, ragazzi, ho veramente paura per Gothenks. Non ci ha fatto il kit, ma Gothenks si becca 27.000, che è meno di Goku, tra l'altro, tra parentesi, quindi GG per Gothenks. Andiamo, ragazzuoli, ora si incomincia a ragionicchiare, facciamo così. Assolutamente, special con lui, special ovviamente con i due Super Saiyan 4, ragazzi, perché sono quasi i PG cardini del team che fanno tutto loro. E mi tocca far così però per Goku. È un po' un rip per Goku, perché tante orbe sprecate, cioè a questo punto preferivo darle a Goku Super Saiyan 3 LR. Almeno andava in 24 ed è anche ability 2 o 3 se non mi sbaglio. Quindi no, ability 3 andava sicuramente a far disintegrare l'avversario. Come avete visto, Trunks ability 2, il mio, ha fatto 1.000.000 e 2, che ci sta un bordello. Siamo quasi a rischio morte, ragazzi, qua ve lo dico, siamo veramente a rischio morte. O Gogeta 4 ci tanchi. Dovremmo aver vinto in teoria, perché c'è la special sua e quella di Goku, e non penso ci tolga 40.000 con un pugno. Quindi, infatti abbiamo vinto a buco di culo, scusatemi il termine, ma veramente a fortuna. Come avete visto, è un team molto incentrato su fortuna. Critti, vinci. Non critti e ci fa danno lui, perdi. Prossimo ed ultimo livello! Allora, questa è la 30esima run che faccio sul livello 30, la seconda con il team Universe 6. Quindi, si spera. Si spera nel meglio, ma si spera. Che Kefla, va bene. Che il qua è l'importante, hit, ragazzi. Hit è il PG cardine di questo team. Hit è il PG cardine. Ability free mi fa 1.700.000. Kefla tanca l'ira di Dio, non si sa come fa, ma tanca l'ira di Dio. Non so che è buffata in questo evento, buffata Universe 6 category, però wow, 400.000. Vai, Kefla, distruggila, vai, evadi il mondo. Evadi. Sì, sì, ha evaso. Sì, ragazzi, si è evaso. Sì, ha evaso, ok. L'importante sono Kefla, Caulifla e più che altro i due hit. Kukuza, se va in 18, tanta roba, perché può arrivare a fare easy 1.500.000 con i hit. Easy proprio. Poi ho messo anche Holy Fratech, più o meno, non è a tour ovviamente, però più o meno. E poi ce l'ha un tour Holy Fratech, che non ricordo nemmeno sta roba. Vabbè, non lo ricordo. Però la parte cardine, veramente cardine, è questa. Hit e Gokuza in questo caso deve far danno, ragazzi. Gokuza deve fare il più danno possibile che può fare, il più danno alto, veramente il più alto, ragazzi. Dobbiamo solo sperare, dobbiamo solo sperare. Ed è un po' ok. Lui potrebbe fare easy, tra l'altro il friend ability 1 potrebbe fare veramente easy 1.000.000 e anche 2.000.000 con il kit. Infatti se faceva il kit arrivava anche a 2.000.000 easy. Qua ci tanca perché voi non avete visto le run con il super tech, prendevamo 50.000 a pugno con Trunks Tech o un Go Special Andrei dopo la special a 12. Quindi capite un attimino il mood. Per fortuna ci evade. Dimmi. Oh mio Dio, che cavolo di fortuna, che cavolo di fortuna. Ok ragazzi, ce la possiamo fare. Special con Hit, special con Kefla e special con Kale. Possiamo veramente farcela, ragazzuoli, speriamo. Tra l'altro è probabile che questo video esca con un attimino di ritardo, proprio perché ho perso con il Super Tech, sperando di vincere, ma l'ho perso sempre con il Super Tech. E sono sincero, non pensavo che Hit Ability Free facesse sta caterba di danni. Sono veramente sincero, ragazzi. 1.000.000 va bene.
parte Kef, ragazzi, che comincerà a fare le sue bellissime additional di special, special additional, bellissime. E speriamo che vada, più che altro, quello un po' il mood. Dimmi che vadi. Bravo, sto additional, belle belle gusto, se mi gabbia proprio, eh. Ok? Non hai vaso, ma comunque ci tanca. Sono contento di questo, perché non pensavo che Kefla, che Kefla stancasse. Non pensavo, non pensavo. Quindi, arriviamo un po'. Ok, 159.000. Ok, vai così. Dai, fagli qualcosa di big danno. Non glielo farei mai, mi immagino non glielo farei mai. Bene, 150.000, benissimo, aggiungerei. Ok, allora, allora, it ovviamente ancora una volta. Anche se davvero potrei mettere le altre, almeno evadevano, cioè almeno tankavano. Però vabbè, cioè, noi ci mettiamo it, ragazzi. Noi ci mettiamo it perché guardiamo un attimino. It ne busca un attimino tanto. Qua 60.000 ce li becchiamo. 60.000 ce li becchiamo, infatti. 1.100.000 di carica. Dovrebbe fare all'incirca se crit sul 1.500.000. Speriamo che crit, perché dovrebbe essere il fiend questo, se non ho visto male. Vediamo un po'. 1.200.000 ed è il fiend abilitudine, quindi vabbè, riperotti, sono sincero. Dopo però, ragazzi, attenzione, dopo c'è Gokuza, Hit e in teoria ci dovrebbe essere Caulifla GL. In teoria, o forse no, adesso non lo so, forse Caulifla GL o Kale o Kefla. Se c'è Kefla insieme a Hit e Gokuza, ragazzi, abbiamo vinto easy la prossima fase, eh. E infatti, 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 ci mettiamo Easy Kefla. Easy Kefla. Gokuza va in 24 e Special Kunit. Ragazzi, è vinta. Ragazzi, è fottutamente vinta. È fottutamente vinta. Tra l'altro, volevo anche ricordarvi che oggi siamo in live sul canale Twitch. Il link è in descrizione, mi raccomando. Non mancate, ragazzi, perché sì, faremo tante altre cose oltre a Dokkan, ragazzi. Una cosa in particolare che scoprirete su Twitch. Dai, ragazzi, speriamo di vincerla. Più che altro ho paura per un'eventuale special non evasione di Kefla. Questo però, quello ho veramente paura di quello. Ok, ok, 5.000. Ok, ce la facciamo con Gokuza Best PG. 2.000 di carica, anche se fa 1.500.000 col kit, abbiamo vinto. E poi c'è anche Hit, quindi vinta easy, ragazzi. Ragazzuoli, per questo video è tutto. Mi raccomando, lasciate subitissimo un bel like e cerchiamo di superare i 350 like. Lo showcase di Goku, ragazzi, arriverà più avanti. Attualmente non ce l'ho neanche a tour. Qua sono già, mentre su Goku ce l'ho full lab. Ma arriverà a breve quello di Goten, ragazzuoli. Mi raccomando. Detto questo, io vi ringrazio veramente a tutti per essere stati qua con me. Iscrivetevi al canale se ancora non avete fatto, campanellina, un bel like. Tutti i video precedenti a questo li trovate qua sotto nelle schede. Ovviamente vi ricordo anche di seguirmi sugli altri social, il link è qua sotto. E let's go, boys! E ciao a tutti!